Eh, buongiorno a tutti, io saluto i miei eh, iscritti e anche ospiti del nostro canale, benvenuto. Oggi voglio presentare a voi una nuova, uh, nuova motiva, eh, molto bello, si può fare come decorazione, si può fare maglione, cardigan, gelè eh, è tutto, si può fare di copertine per bambini, eh, capelline, eh, tutte parte. Allora, qui noi abbiamo schema 3 maglie e 6 giri, questa compresa di parte di, uh, di rovescio. Questa lana, uh, 250 grammi nel 100, 100 grammi. E feri io uso 3 eh, e mezzo, guardate e feri tre e mezzo non c'è complicate eh, qui eh, dobbiamo avere solo uh, attenzione è molto bello eh, qui voi potete eh, sottomettere eh, come elastico uno per uno oppure come voi avete idea eh, mettere come eh, legaccio per caso chi vuole fare copertine con legaccio è molto molto bello perché legaccio è legaccio da tutte le eh, parti perciò questa parte di diritto e questa parte di rovescio guardate anche dalla parte di rovescio non è mica eh, non è mica brutto guardate e adesso cominciamo primo giro primo giro come voi vedete, queste tre maglie: mio bordino, quali non mica centro con motivo e cominciamo? Primo giro. Primo giro, tutti maglie vanno di eh, diritto: uno, due, tre, guardate, queste tre maglie. questa nostra schema. Ripetiamo: un diritto. Altro diritto, terzo diritto, questa schema. Ripetiamo la nostra schema. Un diritto, altro diritto, terzo diritto. Ripetiamo. Un diritto, secondo diritto, terzo diritto. Ripetiamo. Un diritto, altro diritto. Terzo diritto, un diritto, secondo diritto, terzo diritto, un diritto, secondo diritto, terzo diritto. E mi abbordino rovescio, diritto e l'ultimo rovescio. Io sempre vi dico che consiglio di fare eh, l'ultimo rovescio così... Bordo diventa così eh, bello, abbiamo finito. Primo giro, ci vediamo: giro due parte di rovescio. Giro due parte di rovescio. Questi tre mali. Come voi sapete. Questo mio bordino mia famosa mi piace tanto, consiglio anche voi. Io posso consigliare ragazzi, io non insegno a nessuno, io solo posso consigliare e fare vedere. Eh, giro due. Eh, facciamo il nostro motivo: un rovescio, secondo rovescio, terzo rovescio. E ripetiamo. Tutti malie maglie vanno eh, rovescio dalla parte di rovescio. Tutti maglie vanno di rovescio. Tutti maglie vanno di rovescio, ricordate schema: tre malie e sei eh, giri. Non c'è complicato. Voi sapete cosa mi non piace, eh, complicati, mi Bisogna veloce bene chiaro: così. questa parte di rovescio guardate e state molto molto attenti non girare rovescio questa maglia perché qualcuno può prendere dal sotto però non mica giusto altrimenti dalla parte di diritto eh, vieni un po' storta e questo è il mio bordino dalla parte di rovescio questo è diritto questo io sposto e l'ultima io faccio rovescio anche non faccio io come bordine e sempre faccio l'ultima come rovescio. Guardate come viene bello. Allora, abbiamo finito giro numero 2, parte di rovescio. E adesso ci vediamo nel giro 3, parte di diritto. Allora, cominciamo a fare il nostro giro. Guardate queste tre nostre maglie. Guardate io faccio io prendo queste due maglie io ho sempre eh, fatto vedere come faccio io spostamente adesso questa maglia deve stare eh, diventare prima a questa deve diventare eh, seconda io ho fatto vedere come io faccio spostamento faccio vedere ancora ricordate 1 2 3 questa seconda deve diventare come prima guardate io prendo queste due maglie guardate giro prendo questa maglia una sposto indietro prendo questa maglia 2 e metto nel ferro così guardate perché deve guardare tricino così giusto e adesso il nostro movimento entriamo dentro e prendiamo tutti e tre queste uh, queste maglie. Nostro schema, facciamo diritto, unitato, e, e ancora entriamo dentro. Prendiamo il nostro uh, filo. E tiriamo. Guardate. Nostra schema 3 maglie: 1, 2, 3 è sempre diventate tre maglie. Ripetiamo: nostra schema 1, 2, 3. Io devo questa maglia mettere eh, davanti. Qualcuno può fare con questa maniera, così, dopo prendere, bisogna pescare, cercare, mi non piace questa maniera piace voi potete fare me non piace perciò io faccio con mia maniera io prendo queste due mali quali io devo spostare giro prendo questa prima sposto prendo questa seconda e metto nella uh, davanti perciò uno due tre tutti tre nel ferro a, a sinistra, e adesso io prendo come diritto tutti e tre e dalla questi tre faccio tre maglie: guardate uno, un citato secondo, e ancora entro questi dentro tre e tiro eh, terza. Guardate, guardate uno, due, tre. Ripetiamo: prendiamo questi due maglie, eh? cambiamo posto: guardate, metto sopra, guardate, mia tricina, eh, non mica girata! È molto bella molto, molto bella! Perciò, e adesso tutti e tre nel ferro, e adesso tutti e tre. Io faccio direttamente: diritto. Guardate faccio un gitato e ancora entro dentro ma dalle tre io ho fatto 3 ripetiamo ragazze guardate questa nostra schema tre maglie 1 2 3 questa maglia seconda deve andare nelle poste di prima davanti come io faccio io prendo due prendo due giro questa quale prima io tengo ferro tiro e prendo quale eh, maglia secondo metto guardate guardate come guarda come deve guardare giusto e guardate qui tutti e tre questi tutti e tre, come dice il nostro schema, tre maglie. Da questi tre faccio tre. Faccio diritto, ungitato, diritto. Ripeto, prendo questi nostri tre maglie, questi due io prendo, cambio posizione eh, queste maglie, quale seconda va nel posto di prima, e adesso. Io faccio dalle tre, faccio tre: 1, 2, 3, guardate, nostre tre, eh, tre maglie. Guardate. E adesso. Questa è la nostra schema. Questa deve andare davanti. Io prendo. Ho preso, giro questa quale. Prima io tengo, tiro ferro a destra, prendo uh, maglia seconda e metto nel ferro uh, a sinistra. E tutti e tre stanno qua Unica, cambiata posizione. E adesso, da questi tre maglie, faccio 3-1. Due, tre. Guardate, uno, due, tre. Ripetiamo queste due maglie, io giro, cambio posizione, cambio nostre maglie, ecco cambiato. E adesso, dalle questi tre, faccio tre. Uno un gitato 2, e ancora entrato dentro 3. Guardate, questa è il mio famoso bordino: quale mi piace tanto? E l'ultima, sempre va: rovescio. Ci vediamo nel giro 6: uh, uh, parti di rovescio. Giro 6, parti di rovescio. Guardate come voi guardate l'ora come copia 3 3 3 3 3 3 e adesso noi dobbiamo separare e fare una per una come rovescio tutti vanno di rovescio tutti vanno di rovescio Tutti vanno rovescio. Ecco, tutti vanno rovescio. Eh, non c'è complicato, ragazze, assolutamente. E non, non qui solo usiamo diritto rovescio uh, gettato e non mica bisogna tanto da pensare, solo bisogna avere attenzione. perciò con questa motiva, potete tranquillamente guardare la vostra tela e non perdete eh, niente, è tutto qui è chiaro. Guardate, questa parte di rovescio: questo mio famoso bordino, e rovescio ragazze. È tutto. Come avete seguito i miei movimenti, dovrebbe venire da voi questa motiva. Noi abbiamo cominciato da qui e siamo arrivati qua. E adesso noi facciamo, ragazzi, giro, eh, da questa parte cominciamo giro di diritti, dopo facciamo rovescio e dopo facciamo, dalle tre eh, mali, facciamo tre però non, non come di solito noi prendiamo tutti e tre, però ricordiamo cosa dobbiamo spostare, ehm, maglia seconda, nella posta maglia eh, uno. E tutto ragazze, io auguro a voi buon salute, pazienza, eh, amore, fortuna e anche per me. Grazie, arrivederci, buona giornata, importanti salute.